Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. 118! Allora, sabato 6 ottobre, decima partita di campionato. Per chi avesse visto il video precedente, la situazione del campionato è questa qua. Siamo 17esimi a 10 punti. Niente di bello, niente di buono, anzi, nostra abbastanza, direi, oscena, data soprattutto la squadra che abbiamo. Che, come già dissi nel precedente video, secondo me è una squadra che è sicuramente equa per la categoria, ma secondo me addirittura volendo va anche oltre. Quindi dovremmo cercare di recuperare, ovvero di risalire nel miglior tempo e miglior modo possibile, ecco. Insomma, detto questo, niente, giochiamo contro il Portsmouth in trasferta, vediamo un po' come potranno andare le cose, come potrà iniziare questo video. Allora, nel precedente video dissi che quando simulo le partite, almeno momentaneamente, lascio Ugo titolare, quando gioco metto Silla. Quindi faccio il cambio, come condizione, comunque come forma fisica ci siamo, iniziamo. Dai, eh! Buona, è buona Brereton. Vieni Brereton, guarda Silla, Silla, Silla! La sblocchiamo così. Dopo 8 minuti, ancora si là, dico ancora perché nelle precedenti partite qualche gol ha fatto. E andiamo dietro. Bella roba, tira Edwards, io, fuori di poco. Guarda Brereton, mettere in mezzo, eccolo lì, alla fine Edwards, 2-0 allo scadere del primo tempo. Vabbè, diciamo volendo un gol abbastanza fortunoso, perché nonostante i tiri e tutto, alla fine meno male la palla è andata a finire lì dove era Edwards, insomma con lì sui piedi è andata praticamente. Buono così, 2-0. Attenzione, il Portsmouth alla prima occasione, o volendo la seconda, riesce a trovare il gol con un gran colpo di testa. Attenzione, è sempre lunga, siamo in vantaggio ma è sempre lunga. Vai Brereton, chiudila! Brereton! All'85esimo, 3-1! Partita direi, e l'ho detto toccandomi, a regola chiusa. E andiamo dietro. Finisce così, un giustissimo 3-1, comunque una giustissima vittoria, perché sicuramente abbiamo meritato di vincere. Quindi iniziamo nel migliore dei modi, appunto, il video. E boh, bene, dai, sono contento. Non era semplice come partita, anche se il Portsmouth era solamente un punto da noi. Però beh, è andata bene, via. Piano piano cerchiamo di risalire. Seconda partita. Giochiamo in casa contro il Northampton. La regola dovrebbe pronunciarsi così. E niente, per correttezza ve lo faccio vedere. L'avevamo già visto nel precedente video sul finale, ma ve lo faccio vedere anche adesso. Siccome sono 6 partite, direi che quella in casa le vorrei simulare, quindi una, due, e vabbè, poi c'è la classica coppa che simulo a prescindere, e tre in questo caso, che tra l'altro non sono messi sti già in casa fuori asma. Comunque, morale della favola e morale del discorso, diciamo, conclusione del discorso, è che questa qui la simulo. E niente, speriamo bene. La regola Shogu, sì, ok, via, simuliamola, guardiamo un po' come può andare. Buono, al 14esimo Edwards la sblocca. Aio, pareggio di Kasim, degli avversari, Ducuré, Cerozzi è fatto male. Brereton, Edwards un'altra volta, che fratto capisco come sia Edwards o Edwards. Guarda qua, dobbiamo Edwards, va, o come mi viene, non si sul momento. Comunque 3-1, speriamo davvero che non ci sia fatto niente Ducuré, perché è una pennina fondamentale della difesa. Poi Brereton all'88esimo. Belle, bella roba, bene bene bene. 4-1 è tanto, buono. È vero si gioca in casa, ma buono. Speriamo che di aver trovato una sorta di stabilità a livello dello spogliatoio, diciamo sì, se poteva essere boh, forse bello, non lo so, a far sì che le altre volte non vincevamo. Dalla gioia alla noia, se possiamo dire così, tra virgolette, perché si è fatto male per 6 settimane, Ducuré, che non sono poche, è un mese e mezzo, ma vediamo un po' come potremmo sostituirlo, ecco. Terza partita del video, giochiamo in trasferta, quindi la giochiamo proprio letteralmente, contro il Bradford.
Allora, vediamo un po' chi può andare al posto di Doucouré, perché l'altro difensore centrale che abbiamo, ovvero il giocatore di ruolo, è Wilwock, ma c'ha 57, mi sembra un po' poco. Vediamo se possiamo metterci qualcun altro, che anche se magari può non essere il suo ruolo. Quando c'è Waiare, che è un CDC, quindi magari qualcosa in difesa dovrebbe sapere, cioè comunque sarebbe Cavari. Sì, notte no, la mettiamo lui, dai. Lo so, non è bello, però mettiamolo a Waiare, dai. Tanto spero possa sostituirlo poi al massimo 3-4 partite, non di più. Vabbè, ah no, ecco, vedete, l'altro problema non lo stavo per scordare. Mettiamo Silla al posto di Gu. Vai, iniziamo. Fuori Piblason, occhio a questo lancio, punta Subito Brereton! Attenzione, è sempre lì! Edwards, Edwards, chi è? Insomma, lui! Niente. Attenzione! Brereton! Un gran gesto, però poco efficace perché l'ha buttata fuori. Peccato. No! Velasco, attenzione! Questa la potevi tranquillamente prendere, non ho capito perché il computer stesso, insomma, non ha fatto ciò, non l'ha fatta prendere. Vabbè, meno male l'ha buttata fuori, dai. Attenzione! Il Bradford trova un bel gol. 24-25esimo e la sblocca così 1-0 Bradford. Peccato perché eravamo noi che stavamo iniziando ad attaccare e purtroppo disattenzione difensiva. Vabbè, comunque dai, sempre la rega. Boom! No! Attenzione, ragazzi, attenzione! No, 2-0, dai, ma cosa si fa in difesa? Attenzione, mamma mia! Tocca, no, via, alla fine fanno gol. Avevamo preso, qui sarà il 7, o la traversa. O forse addirittura il palo, non lo so. Insomma, comunque, alla fine poi la palla è tornata su un giocatore avversario che ha tirato, tra virgolette, volendo anche semplicemente, porta libera, ha fatto gol. 3-0, una disfatta questa partita lì. Finisce così, un clamoroso 3-0. Però, come potete notare dalla mia voce, perlomeno dal tono della mia voce, soprattutto rispetto ai commenti fatti alle sconfitte dei video precedenti, sono molto più calmo. Questo perché? Perché a parte che una sconfitta fine ci può stare, magari non così ampia, però. Però diciamo che non mi ci arrabbio perché tanto questa parte lì, o di 20 go o di un go alla fine l'andava a perdere, perché come avete visto, soprattutto nel primo tempo, quell'occasione che abbiamo avuto, cioè non riuscivamo a chiuderle, quindi è così. Nel senso, a volte sembra il gioco, nonostante tu ci possa provare, chissà quante volte non ti può far gol, ecco, diciamo così. Invece all'avversario al primo tiro palla sbloccano. Quindi è inutile arrabbiarsi, è andata così e non pensiamo, certo, nella sconfitta ci può stare. Speriamo che non faccia morale negativo, ecco. Quarta partita, torniamo a giocare in casa contro il Burton, come dissi prima praticamente. La simulo. Speriamo bene, eh. Comunque per quanto riguarda la partita precedente si è sentita abbastanza, diciamo, l'assenza di Doucouré, anche se non è uno dalla qualità abnorme, però io personalmente un po' l'ho sentita, ecco. Comunque al quarto minuto la sblocca Van Bergen. Niente, non è successo altro, solamente 1-0, meno male 1-0 per noi. Vinciamo così, quindi di conseguenza ritorniamo a vincere dopo il 3-0 brutto di prima. Niente, uno sbotto di cambio, meglio sì, così perlomeno giocano un po' tutti, giocano. E buono. Intanto durante questo mese è arrivata un'offerta per McCourt da parte del Blackburn Rovers per 780.000, lui vale se non sbaglio 650. Insomma, l'ho accettata, tanto non gioca e niente, lui insieme a O'Grady inizio del prossimo mercato ci lascerà, ecco. Ultima partita giocata, ma non del video, perché poi ci sarà l'ultima vera e propria, che è quella lì di Coppa contro, se non sbaglio, il Bournemouth, che è quella dopo questa lì. E niente, questa la giochiamo, in trasferta contro il Walsall. Ho visto la classifica, sono leggermente più sotto di noi. Noi siamo, se non sbaglio, 19, loro a 15 punti. E niente, torniamo a giocare proprio con le divise, le prime, perché comunque le prime abbiamo giocate con la seconda. Tanto per aggiungere qualcosa, vediamo un po' come siamo messi, perché comunque sono state
tre partite in poco tempo. No, bene o male la squadra ha reagito bene, diciamo. Non sono tutte al 100%, ma poco ci manca. Bene così, iniziamo. Bravo Brereton, peccato, peccato, si era mosso bene, aveva tirato, ma c'era il classico difensore davanti. Buona, è buona, buttala dentro Brereton, peccato, a parte non so dove andava il tiro, si andava in porta fuori. Comunque vabbè, abbiamo guadagnato un angolo, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa con Verbergen. Tira Van Bergen, niente, ci avevo provato, ma tanto se non andava a impiccionare per tiro. Vai Brereton! Punizione, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Non credo, però. Mai dire mai. Proviamo, vai Brereton. È gol, è gol, è gol! L'avevo capito! 1-0! Proprio lui, Brereton! Meno male, vai, ho di testa la bandierina. È rimasta abbastanza brutta la bandierina. Fa vedere, perché non ho capito. Cioè, è passata in mezzo ai giocatori. Pensavo fosse fuori. No, bene, 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 andiamo, via, sì, non me ne ero accorto. Mamma mia, Velasco, occhio, No, Velasco, meno male si sono mangiati un gol clamoroso. Comunque Velasco, ah no, ha fatto parata apposta, perché comunque era Velasco che aveva fatto il casino principale, Ha fatto andare via l'uomo, attenzione, mamma mia. Finito, basta, non calcolo più, no, mi dia un centro. Bene Van Berg che sei velocissimo. Vai, vai, tira! Ecco, infatti. Qui mi rallaccio il discorso del calcio d'angolo quando Van Bergen è stato, diciamo, stoppato al momento del tiro. Ecco, se avessi tirato, quelli sono i suoi tiri. Almeno con la qualità che ha adesso. Ma come? Eccolo lì! Come? Al 55esimo! 2-0! Niente, saluta chi ti fa la triangolo, vai! Vai Brereton, chiudila, chiudila, accentati e tira. Eccolo lì, ancora Brereton, doppietta, 3-0. Partita chiusa. Vai Gomez, grandissimo gol, 4-0, doppietta anche per lui. Finisce così, un meritatissimo 4-0. Bene, diciamo che per quanto riguarda questo mese e questo video, concludiamo in bellezza appunto il discorso campionato, partite di campionato. Eccoci arrivato all'ultima partita del video, come già vi dissi, quella di Coppa, Carabao Cup sempre, la vera la Coppa in cui incredibilmente stiamo andando avanti battendo le peggio squadre, per peggio intendo squadre straforti soprattutto rispetto a noi. Niente, e simuliamola, guardiamo un po' come andiamo. Ripeto, simulo per il semplice fatto che momentaneamente per questa stagione non, la Coppa non è una delle cose, uno dei miei obiettivi principali, quindi anzi direi un obiettivo quasi nullo, ovvero se va avanti bene altrimenti pace, altrimenti se mai in futuro dovessi cambiare idea chiaramente poi iniziare a giocarle. Comunque 2-0 addirittura Barmouth, niente, mi sa che abbandoniamo tristemente questa competizione. 3-0 Cook, boia, no, non è tripletta. Fatto due gol Cook e uno Mahoney, che fra l'altro ve l'ha sbloccato. Niente, finisce così. Un brutto, diciamo, 3-0, nel senso, proprio una differenza, un risultato netto. Vabbè, mi avvio a sabato 3 novembre e arrivo alle conclusioni. Sono arrivato appunto a sabato 3 novembre, stavo guardando un po' il calendario e direi che il prossimo video probabilmente sarà molto corto rispetto agli altri, perché sono quattro partite di cui tre in casa, beh, meno una la gioco, quindi due da simulare e due no, quindi probabilmente sarà più corta rispetto agli standard, ecco. Il problema è che ho visto poi dicembre c'ha la bellezza di sette partite, quindi la situazione poi cambia. O novembre faccio anche questa partita qua, però è di dicembre, però è all'1, altrimenti sono poi uno sbotto di partite che chiaramente tante simulerò, perché veramente sono troppe. Vabbè, niente, eventualmente poi lo deciderò nel prossimo video, vedrò. Probabilmente scelgo di fare la prima cosa, ovvero che ci schiocco anche questa che è di dicembre
nel video del mese di novembre, ecco. Vabbè, niente, detto questo, guardiamo come siamo messi adesso in classifica. Oh, finalmente abbiamo sicuramente recuperato svariate posizioni, abbiamo iniziato a fare punti importanti, punti che ci hanno permesso di risalire. Sì, è vero, se si guarda proprio la cima, ovvero proprio la prima, che è l'Oxford United, cioè ci sono 9 punti di differenza, che non sono pochi, meno rispetto, se non sbaglio, quelli che c'erano nell'altro video, ma comunque sono sempre tanti. Ma rispetto a prima, all'inizio video, che eravamo, se non sbaglio, cioè 7esimi, adesso siamo settimi, a un punto dai playoff, dall'eventuale sì, playoff, promozione. Quindi direi che è stato molto molto produttivo e molto buono questo video. Insomma, niente, questo è quanto. Detto questo, come sempre, prima di lasciarvi, vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così come dico sempre potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, soprattutto questi qua, di questa serie qua. Via, detto questo, niente, ci vediamo nel prossimo video, quello di novembre. Vi aspetto. Ciao!